reinventarsi a 50 anni, una tematica a me cara e anche alle nostre lettrici. E oggi sono qui, grazie a Tiscany News, con Claudia Rabellino Becce, coautrice del libro Felici a 50 anni insieme a Micaela Belisario. Allora Claudia, ci si può reinventare a 50 anni? Assolutamente sì, 50 anni è l'età giusta per reinventarsi, perché abbiamo a questo punto un bagaglio di esperienza e di consapevolezza che ci fa sapere chi siamo e cosa vogliamo. Dobbiamo semplicemente vivere l'età come un'opportunità e non come un limite. E poi possiamo ripartire sul lavoro, possiamo ripartire in amore dopo un divorzio, una separazione per esempio, o con un nuovo progetto di vita. Basta abolire la parola ormai. Senti Claudia, in questo libro voi avete creato un manifesto utile a tutte le donne che, anche come ho fatto io, ecco, magari avessi avuto un libro come questo quando io mi sono dovuta reinventare, che cosa significa questo manifesto? Beh, innanzitutto tengo a precisare che il libro non è un libro di istruzioni, a 50 anni non abbiamo bisogno di istruzioni, no? A 50 anni ognuna di noi è unica e ognuna di noi però ha bisogno di ispirazioni positive che poi declina sulla propria storia. Noi abbiamo raccolto tante testimonianze di donne ispiranti, una di queste sei tu, esatto, che raccontando le loro storie di rinascita, le loro storie di reinvenzione possono dare una mano a chi ancora non ha preso la decisione finale. Il libro poi contiene un manifesto, un manifesto sulle pride, no? Cosa vuol dire? Essere fieri della propria età, no? Quindi vivere l'età come una cosa positiva. Ci sono ancora tanti pregiudizi e stereotipi legati all'età. Si parla in questo periodo di ageismo proprio, no? È un'età che un periodo che tra l'altro con un doppio standard consente agli uomini di invecchiare e non alle donne. Esattamente. Certe volte ci viene negato il diritto alle rughe, no? Viviamo nella società dell'immagine dove se appare ci sei, altrimenti sei invisibile. Ecco, anche qui c'è un soffitto di cristallo da sfondare, il nostro manifesto si propone proprio questo. E allora, care signore che ci seguite, acquistate Felici a 50 anni e non temete, reinventarsi si può. Certo. Grazie Claudia. Grazie a te.